No, ieri hai... A 47 notav ci hanno, alla fine ci hanno condannato, abbiamo fatto un calcolo a 130 anni in più dei responsabili del disastro del Vajont, per fare un paragone. E oggi c'è il tuo processo per le tue parole, per il tuo pensiero, sei diventato da indagato ad imputato perché ti sei esposto, hai detto la tua opinione su una vicenda come quella della Val di Susa e dell'alta velocità. Cosa ne pensi tra ieri ed oggi, questo filo continuo di ingiustizia che lega questa lotta e chi si espone soprattutto, visto che si è sempre in meno a esporsi da questo punto di vista? Quello che mi ha colpito di più della sentenza contro i 53, quindi 47, perché sei assolto, è stata la volontà di non calcolare le contenere per il processo. E questa è una volontà politica. Che non c'entra niente con un processo, con dei reati, una volontà politica. Questo mi ha ferito come cittadino, oltre che come simpatizzante della Val di Susa, cittadino argentino della Val di Susa. La Val di Susa, ovviamente, Eri De Luca adesso è cittadino valsusino, ad onorem, questo è più che chiaro. Fa parte di un processo notav, in pratica, è comunque un onore. È un processo per quello che io ho affermato a favore di questa lotta della Val di Susa. Quindi è diverso da quello che voi avete fatto finora, insomma, che è mettere i vostri corpi a sbarramento contro quest'opera. Io ho sostenuto queste ragioni usando, credo con proprietà di linguaggio, almeno per me, il verbo sabotare. Sabotare è mettere il proprio corpo a sbarramento e impedire che questa opera passi sul corpo della vostra opera. È questa che ha essere ferita e compromessa e guastata da questo buco micidiale. Personalmente io l'ho pagato. Voi ci avete messo il corpo, io ci ho messo solo delle parole. Queste parole sono state incriminate e sono fiero di difendere. Alla fine del lavoro. Ma è proprio su queste parole, probabilmente, visto che l'impianto è un impianto politico, probabilmente è proprio le parole di un intellettuale che possono ferire il sistema che gira, lobbistico che gira intorno alle grandi opere, perché potrebbe essere l'esempio per qualcun altro. Non va a censurare. E che c'era? Con la data, ma per tali parole contrarie. Con le gambe. Scoraggiare altri a fare. A prendere parte e avere delle posizioni nella vita civile di questo paese. Intanto il risultato abbiamo ottenuto con l'opposto, e cioè grazie a questo processo queste le ragioni della Val di Susa sono molto più conosciute di prima, non solo in Italia ma anche all'estero. Okay.